L'arresto del narcotrafficante Nicola Sisi e di suo figlio a San Giusto Canavese, dove vivevano prima di darsi alla latitanza, c'è poca voglia di parlare. La sindaca e le associazioni, come Libera, si augurano che ora arrivi una decisione sulla villa confiscata. Antonio Sgobba. Da 5 anni la villa di Nicola Assisi a San Giusto è sotto sequestro. Ora, dopo l'arresto in Brasile del narcotrafficante e del figlio, il comune di 3.000 abitanti in provincia di Torino spera di voltare pagina. Se lo augurano le associazioni come Libera e la sindaca. Non si può lasciare così un bene confiscato, l'unico bene che si è cercato di far esplodere in Piemonte, nel nord Italia. Secondo me la destinazione migliore sarebbe quella di fare degli alloggi per le forze dell'ordine, se non addirittura una caserma. A San Giusto gli Assisi avevano un bar in centro. Da 10 anni ha cambiato gestione. Il signore che mi ha venduto il bar nel paese era una persona che comunque si faceva rispettare ed era una persona che se poteva aiutava. In che modo? Aiutando proprio chi ne aveva bisogno. In un paese di 3.000 abitanti tutti ci conosciamo, no? Era il suo bar. Sì, il bar lì una volta lo gestiva la moglie. E io ero amico anche perché era paesano di mia moglie. Conoscevo la moglie perché aveva il bar qua, una brava signora. La moglie, Rosalia Falletta, era stata condannata a 8 anni nel 2014 per associazione a delinquere. Nello stesso processo le condanne a 30 anni al marito e al figlio, arrestati da latitanti, dai carabinieri e dalla Polizia Federale brasiliana. Un'operazione che ha mostrato l'estensione del traffico di droga gestito dall''ndrangheta, come hanno ricordato il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho e il ministro della giustizia brasiliano, Sergio Moro. Una storia iniziata in Calabria e finita a San Paolo, ma che passava dal Piemonte. Non penso niente io la polizia, la finanza che deve pensare, non io. Vedo, non sento, non guardo, non mi interessa proprio, mi faccio fare mie boh.